Buongiorno, allora apriamo la commissione alle ore 11.10. Chiedo ai vicini consiglieri di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla registrazione della seduta. Buongiorno, Buongiorno, Arcoleo, acconsento. Russa, consento. Buongiorno, Marcello Susino, presente, acconsento, grazie. Buongiorno, Claudio Volante, acconsento. C'era la figuccia, non la... ma Figuccia. forse non è uscita un attimo. No, non la vedo. Sarà Non uscito. c'è. Vabbè, poi appena rientra prendiamo la presenza. Ok, come già detto in separata sede al Presidente, sono arrivate due proposte nuove, due proposte di delibera, di cui una con motivi d'urgenza. Ho provveduto per conto del Presidente a firmarla e a fare ordine del giorno suppletivo. Allora, la proposta è la modifica. Qual erano le proposte? Allora, c'è una che è arrivata sui Deor sul... e l'altra qual era? No, sui Deor no. Oh. Lo puoi dire tu che sto verbalizzando quali sono le due proposte? Sì, te lo dico subito. E allora, quella è sulla... Una aspetta un attimo. riguarda la modifica della TOSAP. Buongiorno, scusatemi, mi era andato via il collegamento, sono presente. 11 e 11, va bene. Vabbè, TOSAP e Deor sono la stessa cosa. Vai. Una è proposta di modificazione del regolamento comunale recante la disciplina della TOSAP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 90 del 27 aprile 1995, numero 101 del 19.5.97 e numero 61 del 21.3.99. Questa è una. Poi Ok. l'altra è, c'è un parere dei revisori dei conti, del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione di modificazione del regolamento comunale recante la disciplina della TOSAP. Sì, sempre lo stesso, quindi Sempre lo stesso. E poi era l'articolo, mi pare, 34, una cosa del genere. sì, e l'altra è, scusatemi un attimo, aspetta, questa non è. Ma è quella 585-903-2020? Qua c'è scritto accordo di programma Regione Sicilia Comune di Palermo per la realizzazione degli interventi previsti dal PPI ambito San Filippo Neri Sì, e va Borgo Nuovo e Sperone. bene. Questa è via d'urgenza o è l'altra in via Allora d'urgenza? vi faccio vedere, sto mettendo in condivisione il mio schermo, Sì, così vi faccio ok, grazie. vedere direttamente la proposta regolarmente firmata, il nuovo ordine del giorno regolarmente firmato. Eccolo. Vediamo qual è quella con... Ecco, Ok, e queste sono queste due. Quindi proposta di modificazione del regolamento comunale recante la disciplina della TOSAP e ratifica ai sensi dell'articolo 34,5 del decreto legislativo numero 267 del 2000 dell'accordo di programma relativo ai programmi di recupero urbano, ambiti Borgo Nuovo e Sperone e al programma integrato di intervento PII, ambito San Filippo Neri. Questo è con motivi di urgenza. Allora, invece l'altra, quella di Borgo Nuovo che sto leggendo, l'adesione del signor Sindaco all'accordo di programma sopra citato, comportante variazione degli strumenti urbanistici, deve essere ratificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34,5 del decreto legislativo 267.000 dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. Quindi è arrivata oggi, quindi ci sono 30 giorni. Va bene. Quella riguardante il piano urbanistico Zen. La commissione chiaramente ha
5 giorni per... No, certo, vabbè, il consiglio comunale credo che abbia 30 giorni, no? Sì, sì, il consiglio comunale, infatti io sto cercando la lettera di trasmissione a noi, ecco qua, l'ho trovata, esatto che la proposta è... con motivi di urgenza, esatto. Vabbè. Perché qua fanno, mandano diciamo gli allegati e all'ultimo mettono la cosa, comunque siamo riusciti a... Allora. Vabbè, intanto iniziamo a guardare con la proposta che c'è, che vi ho girato, che comunque è legata sempre alla cosa. Sì. E ho girato per posta elettronica una mail con una modifica, regolamento, modifica temporanea in virtù della... della crisi da Covid, quindi in caso Liliana possiamo mettere quella scherma, intanto leggiamo questo, naturalmente dovremmo dedicare qualche altra seduta perché dovremmo convocare gli uffici per capire, e poi diamo anche lunedì, poi eventualmente proviamo a trattare l'altro argomento che sono, che è quello che è trasmesso dopo un parere d'urgenza. Presidente, io però non vedo allegati qui, eh. No? In allegato la bozza della delibera. Te l'ho mandato, infatti. C'è l'allegato. Io non lo vedo. Quindi cosa mettiamo all'OTG, Presidente? Allora, bozza delibera modifica il regolamento solo pubblico, emergenza Covid. Quindi bozza proposta di delibera, regolamento ad oggetto, modifica. Modifica. Regolamento, regolamento solo pubblico. Solo pubblico, emergenza coronavirus, Covid-19. Io qua allegato non ne vedo, lo sa, poi vedi tu, io non lo trovo. Secondo, regolamento solo pubblico, emergenza Covid-19. Qua ci sono delle mail, diciamo, che si accavallano uno con l'altro a risposta, ma io non vedo allegato. Aspetta, sto controllando sul comandante quella, te la rimando. Voi non vi sentite? Scusate, mi vuoi sentire me? Tra l'altro, la PC, non ho un audio. No, eccola qua. Allora, l'hai trovata, Rosario? Sì, sì, te la sto rinunciando. Infatti là io non vedevo niente. No, ma è qua, però non me la facevo prima, anche a me, guarda, l'ho provata e te la prima. Bobo. Ottima. Ma io devo risentirmi con di prima in merito al 5G. Allora, Liliana, ti ho inviato questa delibera in bozza, per, così la possiamo mettere a video. Ok. Fra qualche secondo dovresti averla nella posta elettronica della settima. Qualche coppia. Non c'è. Cioè, non lo vedo l'allegato. Te l'ho rinviata poco fa senza niente, quindi ci dovrebbe essere un'altra. No, riaggiorna perché te l'ho mandato. Ora te l'ho mandata un secondo fa. Alle 11:18 te l'ho mandato. Ok. La scarico? Sì, è così, la mettiamo a video e la leggiamo, per piacere. Sì, già la vedete, no? Sì, sì, però la possiamo mettere più grande eventualmente. Poi se dobbiamo fare eventuali emendamenti. Perché, vediamo, perché in PDF, quindi non so se me la scarica poi. No, sì, no, beh, la puoi scaricare, poi eventualmente gli emendamenti dobbiamo fare a parte. Ma la scarica soltanto in PDF, credo. Sì,
E tu in PDF però devi, non dobbiamo fare niente però. Poi in caso... Dico, non la posso modificare. No, no, per ora non ci interessa modificare, intanto però la dobbiamo leggere. Ok. Allora. Vabbè, si può leggere, la possiamo leggere. Ti posso chiedere la gentilezza di leggerla così diamo un'occhiata. Sì. Buona ragazza. No, il tuo schermo lo vediamo. Sì, no, dico. Poi l'ho salvata qui, ma non la vedo. Devi mettere con la D, mettici qua, delibera al centro, praticamente. Al centro. La vedevo. Ah, ok, non la vedevo. Certo. Ok. Allora, questa è di fatto è una modifica temporanea per il periodo, diciamo, di emergenza. Quindi è una proposta. Ci sono i pareri su questa proposta? Non credo. Questa è una proposta ancora senza pareri. Beh, gli diamo una lettura e così poi. Leggo io? Sì, per piacere. Ok. Allora, concessioni di suolo pubblico per attività commerciali all'aperto, misure straordinarie e transitorie collegate all'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla pandemia Covid-19. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, vabbè, il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie, eccetera, eccetera. Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, visti i decreti del Presidente del Consiglio del 23 febbraio, 25, bla bla bla, tutti gli altri, quindi per cui a tutela della salute pubblica e le prescrizioni relative alle misure di distanza interpersonale, cosiddetta distanza sociale, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero del 29/4/2020, con cui al punto 4 si demanda alle commissioni consigliari il compito di predisporre e proporre al Consiglio Comunale norme transitorie da inserire nel regolamento sui DEOR e sulla TOSAP che introduca misure a favore delle imprese, tra cui la possibilità, in quanto saranno in vigore le misure governative sul distanziamento sociale obbligatorio, di aumentare la superficie del suolo pubblico occupabile gratuita fino al 50% senza l'applicazione per la superficie aggiuntiva di un'ulteriore quota di TOSAP, e altresì di predisporre e proporre per gli esercizi commerciali che non siano nelle condizioni di aumentare la superficie di suolo pubblico occupata per ragioni di equità, misure di riduzione della TOSAP dovuta compatibili con gli equilibri di bilancio. Consigliato che in attuazione dell'incarico ricevuto le commissioni prima, seconda e sesta in seduta congiunta nelle giornate dell'8, 9 e 11 maggio 2020 si sono riunite per discutere le deroghe transitorie da approvare rispetto al vigente regolamento al fine di consentire agli esercizi commerciali di poter disporre gli spazi di cui bisognano, vista la collaborazione instaurata tra la giunta municipale, la persona dell'assessore alle attività economiche e il consiglio comunale attraverso le commissioni prima, seconda e sesta, che si sono anche confrontati con rappresentanti delle associazioni di categoria al fine di affrontare le problematiche legate alla direzione economica, emergenza sociale, emergenziale, consigliato che è consigliato prioritario del consiglio comunale, della giunta, promuovere la ripresa economica, fortemente danneggiate dall'emergenza, visto il decreto legge di rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio 2020, che stabilisce, a far data dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, che le imprese di pubblico esercizio, di cui l'articolo 5, legge 25 agosto 91, numero 287, sono esonerati al pagamento della TOSAP e che le domande di nuove concessioni per l'occupazione sullo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate mediante istanza all'ufficio competente all'ente locale con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, numero 160 per via telematica. Vista la legge di stabilità della Regione Siciliana, che prevede che i comuni possano autorizzare la concessione gratuita di un ulteriore spazio per il 50% dei titolari di concessioni sullo pubblico destinati a esercizio di bar, ristoranti e attività turistiche, proprio allo scopo di consentire il rispetto delle maggiori distanze derivanti dalle misure di contenimento del contagio, considerato che risulta necessario anche alla luce dell'articolo 187 bis del decreto legge, cosiddetto rilancio derogare. Aspetta, aspetta, scusami Liliana, scusami un secondo Liliana, sì. Facciamo un attimo un passo indietro. Quando qui parla della legge di stabilità, vista la legge di stabilità della regione siciliana,
che l'articolo 9, comma 2, lettera C, prevede che i comuni possano utilizzare la concessione, possiamo verificare la normativa dettagliatamente, perché mi sorgeva un dubbio, perché qui si parla soltanto di suolo pubblico destinato all'esercizio di bar, ristoranti, attività turistiche. La norma dice espressamente questo, io non ho ancora approfondito, ma insomma pensavo che potremmo farlo anche qui durante la seduta della commissione, per Ma è stata già capire pubblicata dalla legge regionale. Il se... problema è. Come? Ma è stata già pubblicata in Gazzetta? Io non credo. Legge di stabilità della Regione Siciliana, dell'articolo 9, comma 2, lettera C. Lo so, ma secondo me è un errore. Perché secondo me ancora non è stato pubblicato. Vabbè, questo mettiamo un punto interrogativo. Perché, o lo mettiamo in un altro colore. Perché secondo me in Cioè, dico realtà. io, il dubbio che io mi pongo è quali sono le attività che potranno accedere a queste agevolazioni? Io Vengono qui indicate. me ne pongo un'altra ancora. Se la legge ancora non è stata. Ah, ovvio, quello è il passaggio precedente. Certo. Giusto, se la legge non è Sì. stata pubblicata, come fai a nominarla? Quindi bisogna capire perché, tra l'altro, se c'è un impegno di spesa e quella spesa poi non viene autorizzata dalla Corte dei Conti, il problema c'è. Quindi, secondo me, questo lo dovremmo noi segnalare in un colore tipo arancione per capire che ce lo dobbiamo ricordare, che dobbiamo controllarla sta cosa. Che qua su questo passaggio non mi convince. Liliana, vabbè, questo di qua ce lo teniamo a mente. Va bene, andiamo avanti, dai. Scusate, prima che finisce la commissione vi devo dare una comunicazione in merito al 5G, ricordatemelo. Sì, Vabbè, sempre, te lo sai gentilmente dimmi. questo, legge di stabilità della Regione Siciliana, articolo 9, lettera Un C. attimo, un attimo. Allora, legge di stabilità, aspetta, allora. Legge di stabilità della Regione Siciliana, articolo 9, Comma 2, lettera C. comma Vediamo 2, cosa. lettera C. Perfetto. Ok, vado avanti. Andiamo avanti, Sì, perché quindi reputato comunque necessario consentire l'immediata attuabilità delle nuove occupazioni e degli ampliamenti necessari, senza tuttavia pregiudicare il corretto iter amministrativo, né permettere che si venga a meno i requisiti di legge regolamentari per l'occupazione di spazi pubblici. Questo premesso delibera di stabilire per la particolare gravità che consentire il mantenimento di distanze interpersonali di sicurezza per l'astensione delle occupazioni esistenti, cover inizio contestualmente alla presentazione da parte dell'istante di una dichiarazione da produrre ai sensi del DPR 445 del 2000, attestante il continuato possesso di tutti i requisiti, così come dichiarati nell'originale richiesta di concessione sul pubblico vigente o comunque. Aspetta, scusami, questa parte leggiamola un po' più lentamente, perché questa è la parte più interessante, diciamo, in effetti. Quindi, di stabilire l'estensione delle occupazioni esistenti con una dichiarazione attestante il continuato possesso di tutti i requisiti, come dichiarato nell'originale richiesta di concessione sul pubblico vigente, comunque scaduto nel corso dell'emergenza sanitaria. Unicamente ad una perizia tecnica asseverata con cui si dichiari il rispetto della normativa vigente, del codice della strada e delle leggi di tutela del patrimonio artistico e ambientale e dalle norme straordinarie o transitorie sull'emergenza Covid. Scusatemi, perché di solito quando tu chiedi il suolo pubblico, normalmente la perizia tecnica, certo, il richiedente, diciamo, fa di solito, che io sappia, una istanza corredata di una serie di documenti, tra cui ci sono per esempio le aerofotogrammetrie, ma non credo che spetti, diciamo, al richiedente la perizia tecnica asseverata che dichiari il rispetto del codice della strada, per esempio. Questo è un Ma vado accertamento dice che in genere è in capo all'amministrazione. questa è una misura straordinaria per superare, no. diciamo, Esatto, l'emergenza. lo dice il decreto nuovo, quello del Presidente del Fai Consiglio solo dei Ministri. con Quindi un'autodichiarazione. esatto, è come se tu ti prendessi la responsabilità di certificarlo tu con una perizia asseverata di un tecnico, capito? Sì, no, Per perché accelerare il percorso è sì, fatto perché questo. prima lo facevano i tecnici delle attività produttive, facevano il Esatto, controllo con i geometri e davano in quel caso se c'era un problema o meno. esatto. Esatto. Ok,
Poi due, di autorizzare nel rispetto della normativa vigente, del codice della strada, delle leggi di tutela del patrimonio artistico e ambientale, nonché delle norme straordinarie sull'emergenza Covid-19 e in deroga ai limiti di estensione massima, previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 6.3 del regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto, approvato con delibera, forse consiglio comunale, numero del, non c'è scritto, un aumento fino al quello che 50. abbiamo già approvato, in Ah, realtà. sì. Un aumento fino al 50% del suolo pubblico già concesso e concedibile agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 della Guarda, per legge. esempio, qua sembra quasi in contraddizione col passaggio di prima, perché qua parla di attività di ristoro all'aperto approvato con, quindi non parla più di bar e di ristoranti, di qua li chiama semplicemente attività di ristoro all'aperto. Quindi che cambia completamente il concetto. Questo secondo me è molto più inclusivo, questo termine. Perché qua Ma dentro ci quello sono molto anche i pub, i tecnico. locali, c'è un po' di tutto qua. E Sì. sembra in contraddizione col punto di prima. Quella è una premessa, sì, però potremmo eventualmente chiederlo e fare una modifica. Quindi espressamente consentito entro i limiti di occupazione di sopra, l'occupazione Lo contemporanea non. ricordiamo, scusatemi, abbiamo modo di segnarlo, di fare in modo che insomma sia un punto evidenziato. Questo testo è evidenziabile? Credo di no, perché è Editabile? un Ma io qua ho evidenziato una cosina, cioè ah, e piccola, allora. forse sì. Non so, l'ho evidenziata, non lo so. Sì, Ah, qua. così ce l'ho. Ah, ecco, hai visto. E poi pure là, così ce lo ricordiamo, ci metti un punto interrogativo, fai tu. Quindi Della delibera. giù devi andare, Lilia. sì, No, no, questo no. considerato. Volevo evidenziare se vi interessava poi esercizio di bar, ristorante, attività Sì, turistica. esatto. Ah, penso che qua mancano pure le attività turistiche, che là non si capisce se sono incluse. Va bene, prendiamolo come punto. Ok. Perché secondo me dovrebbe essere uguale, giusto? Bravo, questo è il concetto. Aumento del ruolo pubblico già concesso esercizi commerciali. Vabbè, però lui richiama la legge su questi. Quindi allora dovrebbe richiamarla pure sopra, in realtà. Vabbè, Esatto, penso anch'io. questo potrebbe essere un emendamento Guarda, sostitutivo. no, no, il passaggio sopra parla di attività, sali un pochino più sopra, poco poco. Dice per attività di ristoro all'aperto. Attività di ristoro all'aperto. Quindi. Le ultime due parole, per attività di. Vabbè, segno tutto qua. Sì, vai giù, 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 pure giù. Ok. Il colore è quello che dovresti rafforzare, perché col giallo quello marrone. No, beh, Non lo si so vede, si fare. vede, dai, Si vede, si vede. Sì, si vede, dai. Anche se il problema si vede. No, questo eventualmente dovremmo proporre un emendamento dove li richiamiamo sempre l'articolo di legge e ce ne usciamo invece di nominare le attività. Andrà a vedere qual è quell'articolo di legge. dobbiamo vedere però, bravo, esatto. Quindi devo cercare questa cosa. Devi Sì. cercare l'articolo di legge che c'è nella delibera. No, Quello che mi ha detto Liliana, legge di vai, stabilità. sono due. Questo, articolo 5, dell'articolo 5, legge 25 agosto 2021. Un attimo, ripeti, legge? Allora, di cui all'articolo 5 dovrebbe essere, della legge Sì. 25 agosto 91, numero 287. 25 agosto? 91. Hai Numero detto? 287. 287? Sì. È legge regionale o legge nazionale? Credo che sia una legge nazionale. Non Nella c'è legge scritto. 25 agosto 91 287. Quindi se è legge nazionale, perché non c'è, se no c'è scritto LR. Vabbè, ora la cerco. Vabbè, ma secondo me qua infatti va aggiustata perché non si capisce che legge è, da dove viene. Vabbè, ora mi collego e vediamo. Quindi, e noi con quella capiamo quali sono le attività che possono richiederlo. Anche nel regolamento per la concessione di suolo pubblico dovrebbero No, essere però anche. l'articolo 5 della legge no, perché noi facciamo articoli, non legge. No, nel regolamento non ci può essere una legge.
No, dico nel regolamento dovrebbero essere riportati poi quelli Cioè, sono no, gli esercizi ma qua è il commerciali problema. in cui alla legge. Sì, ma infatti, ma sì, però se tu utilizzi la formula della legge, non devi Sì, nella fase certo. precedente scrivere bar, ristoranti, perché se no non ha senso. Cioè, o includi tutti con la legge, oppure non lo metti. Allora, vado avanti, quindi è espressamente consentito entro i limiti di occupazione massima di cui sopra, l'occupazione temporanea, contemporanea del marciapiede e della porzione di strada carreggiata destinata a parcheggio, prospiciente all'impresa di pubblico esercizio, l'estensione dell'occupazione della strada carreggiata anche all'area che non costituisca la proiezione ortogonale dell'esercizio pubblico individuato. Io l'ho trovata, ragazzi. Allora, posso leggere? Sì. Tipologia degli esercizi. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelli aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume e di latte, ristorante, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari. B. Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia, bar, caffè, gelaterie e pasticcerie, esercizi similari. Esercizi di cui alla lettera A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. D. Esercizi di cui alla lettera B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Articolo 2. La somministrazione di bevande avente un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita dagli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo, viaggiante, installati con carattere temporaneo, beh, questa è tutta un'altra cosa. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente. Scusami, come andò via meglio questo testo, così lo guardiamo anche direttamente, abbiamo modo di prendere qualche Ora vediamo riferimento. se me lo fa Da quello copiare. che tu hai letto, mi sembrava quasi come se questa norma includesse, trasferita nel nostro contesto anche la possibilità di includere, non so, per esempio, un'associazione sportiva che fa delle attività di ballo, non so di che, Non è magari aperto. consentita, c'è scritto. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico. Somministrazione di bevande, qua stiamo parlando del suolo pubblico, Ma la siccome voi mi ripresa del suolo dite. pubblico. Allora, io ho cercato articolo Vabbè, 5. mandala a tutti. Vabbè, ora io sto. Lo mando tutto il 5. Ok, ora vediamo se me lo fa. Lo mandi anche in commissione, Sì, Giuseppe. allora. Allora, continuo. Copia. Di impegnare il servizio concessioni suolo pubblico di istruire con priorità e di provvedere al rilascio del provvedimento concessorio o al suo diniego entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della domanda. A riguardo, come previsto dall'articolo 187 bis, comma 2, decreto legge rilancio, la domanda è presentata mediante istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 2010 numero 160 per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 72 numero 642, con la quale si dichiara il rispetto della normativa vigente del codice della strada e delle leggi di tutela del patrimonio artistico e ambientale e delle norme straordinarie e o transitorie dell'emergenza Scusate, codice. la devo inviare a tutti. Perfetto. Sì, manca la settima. No, Allora, la settima parte, quindi non è un problema. Non ti preoccupare. ok. Allora, di autorizzare nuove concessioni, quindi, ok, impegnare, di autorizzare.
quindi di autorizzare l'aumento, poi dice 4 di autorizzare nuove concessioni, il rinnovo e l'ampliamento anche delle concessioni che ricadano in aree in cui la pedonalizzazione non sia stata deliberata dal Consiglio Comunale attraverso gli strumenti di programmazione PGTU, piano delle pedonalizzazioni, compresi gli assegnari soggetti a sperimentazione. Fatto. Di incaricare il servizio concessioni su suolo pubblico di verificare le pratiche presentate per l'estensione del suolo pubblico, disponendo la cessazione immediata degli ampliamenti di occupazione in caso di esito negativo, con applicazione delle sanzioni previste da parte delle forze di polizia e ferme restando le eventuali responsabilità penali per chi avesse fatto false dichiarazioni, nonché disponendo, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, eventualmente ulteriori misure precauzionali. Di demandare al Corpo di Polizia Municipale le verifiche sullo stato dei luoghi, impartendo immediate prescrizioni ove necessario, regolando l'affluenza delle aree pedonali, ove dovranno essere presi immediati e contingenti provvedimenti restrittivi in caso di sovraffollamento e di rilevati assembramenti. Di disporre che al cessare l'emergenza disposta gli appositi provvedimenti che verranno emessi dalle autorità governative regionali, tutti coloro che hanno usufruito degli ampliamenti predetti e delle autorizzazioni di quel presente atto deliberativo cessino immediatamente le occupazioni senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'ente. In mancanza l'occupazione protratta verrà considerata abusiva e pertanto verranno applicate le sanzioni previste. Per cessare, aspetta, intende il cessare dell'emergenza, cioè il 31 luglio attualmente. Sì, diciamo ad oggi è il 31 luglio, giusto? Però poi magari potrebbe essere modificata. No, però, no, limitiamo questo, un quesito da porre sicuramente. Quindi in teoria l'emergenza finisce il 31 agosto, perché per esempio c'è una proroga. Questi che hanno già avviato la stagione, per esempio i lidi, le attività estive, i bar, eccetera, immediatamente devono smontare tutto e chiudere. No, togliere quello che è in più. No, ma se sì, vabbè, il concetto è quello, Rosario. Se tu hai avviato, io posso capire che tu mi dici sicuramente ormai ti finisci la stagione, perché se io ho avviato un'attività estiva, usufruendo di alcune aree. Chiaramente, se, quando finisce, che, cioè non è chiaro questo concetto di finire l'emergenza, cioè cessare dell'emergenza non è molto chiaro, secondo me. No, secondo me dovremmo dare un tempo per, la, lo, per smontarli. Sì, anche. Cioè, dovremmo dire entro 30 giorni o 60 giorni. O immaginare, per esempio, una frase del tipo che... insomma, che finiscono la loro stagionalità, ecco, che probabilmente magari da noi comunque sugli spazi aperti finirà comunque a settembre, magari, immagino, cioè trovare una data che sia più compatibile con un'attività commerciale che comunque avvia delle iniziative e poi mi sembra corretto anche che non gli si venga smontato tutto in corso. Sì, anche come dici tu, dare 30 giorni, 60 giorni, una cosa del genere. Sì, posso, appuntiamo la stessa cosa, perché dobbiamo fare, secondo me, un emendamento con una data. Perché sennò dai troppa possibilità di fare multe, in questo caso, senza avere una... Sì, obiettivamente, li stai agevolando, cioè la logica di questa norma è quella comunque di questo regolamento è quello comunque di agevolarli, in questo momento. Non vorrei che poi diventasse una cosa punitiva. Però dice nel DPCM c'è scritto non è subordinata all'autorizzazione paesaggistica per i lavori di beni culturali previsti dal codice dei beni culturali, per tali opere non si applica il limite dei 90 giorni per la rimozione. Qua non è previste. Secondo me, tra l'altro, non si può neanche fare una cosa del genere. Che tu cessino immediatamente le occupazioni senza la necessità di alcuna comunicazione. Continua, scendi un attimo giù. Da parte dell'ente, in mancanza l'occupazione protratta verrà considerata abusiva e verranno, quindi questo termine immediatamente mi lascia un po' perplessa.
No, dobbiamo dare un termine, anche perché non ha senso. Cioè, oggi finisce la crisi e domani tu devi smontare. Cioè, e che segni certo? Un tempo congruo, entro 30 giorni, entro 15 sì. giorni. Sì, sì, bisogna dargli un tempo preciso, certo. Immediatamente. No, questo facciamo un emendamento sicuro. Per l'altra credo che invece va modificata la parte legata alla... Secondo me è un riferimento alla normativa e basta, sì, senza fare esempi, né in uno né nell'altro posto. Sì, sono d'accordo. Ma queste modifiche le prepariamo per lunedì, poi naturalmente le leggiamo e poi le mandiamo agli uffici. No, Presidente, lunedì abbiamo annorata. Lo facciamo martedì, non è importante. Martedì abbiamo D'Agostino e Mandalà. Ma questa cosa di D'Agostino può servire, ci possiamo fare una... Io ti sto dicendo come, diciamo, l'organizzazione settimanale... Allora, faccio mercoledì, cosa abbiamo? Mercoledì al momento non abbiamo niente, tranne che oggi dovevamo definire, perché ieri, diciamo, dal verbale fatto, c'era l'invito in merito all'argomento che si è parlato riguardante il parco Cassarà, e la potatura degli alberi, quindi dovevamo interloquire con la polizia municipale, l'assessore Marino, che è l'assessore di competenza, Musacchia, che è il dirigente del Ville Giardini, e il NOPA in merito al discorso dei materiali tossici che sono all'interno del parco Cassarà. Allora, facciamo una cosa. Nel caso questo è da programmare, attenzione. Allora noi programmiamo anche un incontro con l'assessore pian piano, perché è gli uffici, perché gli vogliamo chiedere queste cose, in caso proviamo pure a fare gli emendamenti per queste due tematiche che sono... Quindi chi facciamo prima dei due? Questo è a carattere d'urgenza, giusto? No, questo non è a carattere d'urgenza. Decidete voi chi devo fare mercoledì tra i due, che una che ho citato. Come ieri avete fatto quel ragionamento, io mi rimetto alla commissione. E non so voi. Io posso chiamare il segretario di pian piano e gli dico per un appuntamento. Facciamo decidere a loro, così in questo senso. Va bene. Tu gli dici allora, mercoledì e giovedì, prima chiama uno e poi eventualmente facciamo l'altro. Sì, un'altra cosa volevo dire, che Liliana sta completando, ha finito di leggere, il discorso del 5G, a quanto pare, che ho chiamato la segreteria del dottore Galatioto, l'architetto Ranzine, che quella si occupa, che possibilmente la dovrò chiamare la settimana prossima, a quanto pare questi, diciamo, i gestori hanno fatto solo la richiesta di SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, ma attualmente non funziona, perché a quanto pare c'è una legge dove dice che si sta provando questo 5G solo in un comune, a quanto pare è il comune di Chiusa Sclafani, quindi nella provincia di Palermo. Attualmente a Palermo non funziona nessun impianto 5G, solo una segnalazione di certificato inizio attività, la SCIA. Cioè stanno solo montando le antenne, senza fare... Quindi scusa Giuseppe, questa che hai citato che cos'è? Una nota che ci è arrivata? Che cos'è? No, ora ti spiego, io ho chiamato la segreteria del dottore Galatioto, dove mi ha, diciamo, in base alla domanda che ho fatto io, però si occupa di più l'architetto Randine. Siamo rimasti che io la dovrò contattare, perché lei va in ufficio una, massimo due volte a settimana, perché non ha cellulare di servizio, quindi la dovrò contattare tra martedì e giovedì per capire, o quantomeno averla in audizione e farci spiegare un pochettino il da farsi. Quindi ho parlato con la segreteria delle attività produttive, del dottore Galatioto. Okay. Una cosa che stavo leggendo sul nuovo decreto ministeriale, dice esenzioni pagamento fino al 31 ottobre 2020. Quindi di fatto la crisi è stata spostata da luglio a ottobre. Quindi potrebbe, questo qua è quindi la fine della crisi, oggi è stabilita. Quindi dal 30 luglio è passata ad ottobre. Il problema è questo, non è un problema di crisi del Covid o di misure, è un problema di crisi economica delle aziende anche. Pertanto, al fine di consentire loro di potersi, diciamo, in qualche modo, tra virgolette, riprendere, ci sono queste misure eccezionali che consentono fino a ottobre di occupare il suolo pubblico per quelli che già ce l'hanno, espandendo con una semplice autocertificazione l'utilizzo di altro suolo pubblico per le distanze, per un problema economico. Certo, è un problema di distanza soprattutto.
quindi secondo me, diciamo, anche questo ha carattere di urgenza, perché più tardi noi consegniamo o votiamo questo atto, più tardi le attività si riprendono. Guardate che tutti i ristoratori sono veramente in serissime difficoltà. Io conosco tanta gente che aveva locali con piccoli spazi antistanti e dentro è assolutamente, diciamo, Pronto? secondo me, di urgenza massima questo Io atto. sono d'accordo, tra l'altro proprio a questo proposito non ho, diciamo, trovato nella lettura del No, no, ascolti, testo, sono in videoconferenza, non vedo cosa sto aspetta, ci sentiamo così lavorando. per Arrivederci. No, prego, tranquilla. No, tranquilla, arrivederci. bene. Dicevo appunto, non ho trovato nessun riferimento ai costi che i ristoratori, condivido perfettamente il ragionamento che faceva Claudio, e siccome so che l'assessorato al territorio, per esempio regionale, sta valutando misure di ampliamento delle concessioni demaniali, per esempio nelle spiagge, concedendo ampliamenti a titolo gratuito sostanzialmente, cioè prevedendo, si sta immaginando di ampliare le concessioni demaniali, quindi nelle spiagge, pagando la medesima quota che gli alberghi, insomma, le strutture che avevano fatto la richiesta di concessione e che avevano ottenuto la concessione appunto della spiaggia con le stesse tariffe dello scorso anno, quindi senza considerare l'ampliamento. Io credo che insomma questo aspetto, non so esattamente se sarà sostenibile in questi termini, però andrebbe comunque affrontato con appunto il settore d'Agostino, ovviamente, per competenza, il ragioniere, cioè capire in che modo non soltanto concedergli, e sono completamente d'accordo sulla sburocratizzazione e quindi sulle certificazioni a tutti gli stati, ma anche farlo con delle tariffe molto agevolate o comunque prevedendo delle agevolazioni in quel senso, proprio alla luce delle difficoltà enormi che questi imprenditori stanno vivendo. Ma la cosa però la pagano. Come? Non la pagano. Non lo pagano, ce lo pubblico, non lo No, pagano. non lo pagano. È esonerato. Aspetto un attimo. Non è che non lo pagano. No, no, è esonerato nel periodo da maggio-ottobre. Ma no, No, aspetta. la pagheranno, non sono esonerati, No, non no, no, c'è. è la legge nazionale che lo prevede. La TOSAP è un tributo come la Tari, quindi è un tributo che No, no. prevede una controprestazione. Hanno messo 127 milioni di euro su questa cosa per rimpinguare i minori rincari dei comuni. Quindi in proporzione andranno ai comuni in funzione della dichiarazione che hanno fatto nel 2019 in funzione dell'incasso che hanno fatto. La No, proporzione. allora secondo me questo regolamento. In effetti c'è dentro l'ultima manovra ci sono Appunto. delle somme destinate dalla TOSAP. Beh, 127 io ok, lo so, va bene. Dico, alla luce di questa norma, diciamo, ora bisogna capire come l'amministrazione comunale percepisce questa norma. Quindi credo che, siccome siamo in una fase di evoluzione costante, credo che in questo regolamento bisogna comunque tener conto di questa norma. In qualche modo capire come, visto che non mi pare che sia stata né menzionata né fatto riferimento esplicito a questo aspetto. No, quasi, infatti noi bisognerebbe, allora io credo che qua la parte dell'ampliamento è prevista, non me la ricordo se c'è scritta la parte dell'esenzione, però la parte dell'esenzione è prevista per legge nazionale e loro l'hanno scritta, Ok. però la legge l'hanno nominata, Dobbiamo quindi prevedere il recepimento di questa norma, eventualmente, e il modo in cui questo avverrà. no, credo che entro, allora dice qua il ritorno è entrate a disposizione per 127 milioni da ripartirsi in proporzione alle somme delle entrate TOSAP dal 31 dicembre 2019 come risultato da SITE. Il decreto di riparto adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Quindi entro 30 giorni loro devono dire alle attività commerciali che dal 1 maggio al 31 ottobre non si paga la TOSAP. Quindi il Comune di Palermo dovrà fare una relazione dicendo l'anno scorso abbiamo incassato per TOSAP X milioni di euro e quindi per questi periodi lo Stato farà un calcolo proporzionale e ti darà la differenza delle minori entrate. Questo è quello che è previsto dal nuovo decreto legge.
Quindi lo possiamo eventualmente non questo deve essere indicato espressamente questo regolamento. Lo possiamo mettere, certo. Sì, però io non lo so se non c'è già scritto, questa cosa bisogna leggere. Io non lo approfondiamo meglio. Sì, io la gli do un'occhiata, perché secondo me quell'emendamento dei 30 giorni è utilissimo. Perché comunque ho 15 giorni, comunque dare un tempo certo per cui tu hai dal momento in cui finisce la crisi al momento in cui devi smontare un tempo certo, non puoi dire immediatamente, perché oggi finisce la crisi, che è vero è che non lo diranno il giorno prima, però io almeno 15 giorni, sempre anche in virtù della difficoltà che le aziende hanno avuto, gli darei. Quindi questo secondo me è un emendamento corretto. L'altro è un emendamento tecnico che possiamo sostituire direttamente le indicazioni delle aziende con l'indicazione dell'articolo di legge. Sì, possiamo approfittare comunque effettivamente della presenza dell'adottino anche per affrontare questo tema. No, più altro con pian piano di questa cosa ne dobbiamo parlare. Ditemi voi che devo fare, io ancora aspetto che voi mi dite. Allora, se siamo d'accordo, visto anche l'urgenza, se noi abbiamo detto che mercoledì non abbiamo. Vabbè, ora io lo contatto subito, dai. E vediamo se mercoledì o giovedì ci possiamo incontrare. Così noi intanto definiamo questi tre emendamenti, glieli sottoponiamo, quindi lo chiediamo sia a pian piano che agli uffici che vengono. Così noi ce li prepariamo, glieli sottoponiamo direttamente. Babbo, lo sto chiamando il segretario e vediamo cosa succede. D'accordo. Altre dichiarazioni? Quindi teniamo a mente che i punti sono questi tre. Io mi riservo di guardarlo con più attenzione in attesa. Sì, certo, chiaro. Infatti penso che dobbiamo farlo, però io un emendamento lo proporrei per quanto riguarda la questione. Una è prettamente tecnica, che richiama direttamente la legge e non mette le attività commerciali, e sono d'accordo. L'altro, di dare un 15 giorni in più dalla crisi, dalla fine della crisi, per smontare le strutture in più che sono state poste in essere. E terzo, vediamo se nell'atto che ci hanno proposto è prevista la possibilità, diciamo, di già inserita la questione della deroga al pagamento, anzi del non pagamento della quota TOSAP in funzione del nuovo decreto legge. Quindi queste tre credo che siano le cose che dobbiamo tenere a mente. Almeno per adesso, poi se ce ne sono altre le vediamo. Va bene, se non ci sono altre domande possiamo passare alla lettura del verbale. Volevo vedere se la consigliera Russa era riuscita a firmare il verbale, così lo scriviamo nel verbale di Arno, il verbale di ieri. Allora, intanto vuol dire c'è commessa. Sì, però. Vabbè, la lettura del verbale l'abbiamo data, no? Cioè l'avete visto, no? Il verbale di oggi. Sì. Ho messo comunicazione al presidente pari eventuali, si unisono pervenute le proposte, poi il presidente con la Luigi Bozza, cioè si approfondisce la lettura e lo studio della Bozza della proposta concessione per lo pubblico, perché ho copiato il testo. Poi calendarizzazione lavori commissione, comunicazione su vari eventuali, poi informazioni apprese con gli uffici di segreteria del settore attività produttive, di specie del dirigente dottore Galatioto sull'utilizzazione 5G. Mettici che nella proposta di oggi ci riserviamo di fare emendamenti. Il quale ho scritto in relazione alla calendarizzazione dei lavori della commissione, si valuta la priorità con cui tratta gli argomenti suscitati e discussi, si valuta di emendare la proposta e la bozza della proposta di delibera anche oggetto. Perfetto, va bene. Si procede alla sottoscrizione del verbale di ieri, però siccome Giussi non risponde, lo tolgo. Vabbè, in caso lo facciamo lunedì. Possiamo mettere che si rimanda a lunedì. Si conferma. Beh,
si sta procedendo, perché io già l'ho firmato, l'ho firmato soltanto giù, si sta procedendo alla sottoscrizione, si sta... Allora, ho chiamato la segreteria, per mercoledì non ha appuntamenti, vuole prima vuole mandata l'email direttamente a Leopoldo Pianpiano, e quindi è lui che ci autorizza, quindi la segreteria, diciamo, non mi può dire sicuramente come, quindi vuole mandato un'email urgente. Gliela mandiamo adesso e gli diciamo che se per mercoledì è possibile audirlo, e anche se è possibile, se ci sia anche il dirigente, quindi non so, Galvano, Galatiopo, faccelo loro. Quindi tutti e due? Sì. E quindi io devo reperire l'email di Galatiopo. No, oppure si chiede cortesemente il supporto del tecnico, del tecnico appunto che si occupa della pratica, della gestione della pratica. Allora, scritto così, si conferma che si sta provvedendo al più presto, anche compatibilmente alla risoluzione delle difficoltà tecniche riscontrate dalla vicepresidente russa, alla sottoscrizione verbale di ieri, così giusto per farlo presente che insomma... Sì. Risolvere questo problema. Ok, allora prendiamo la firma e poi chiudiamo la seduta. Mettiamo 12:05.
Che abbiamo chiuso la seduta? 12:05. Sì. Mi puoi ascoltare un attimo? Come parli? Sì, sì, Lidia. Ho fatto così, si chiede alla signoria vostra l'invito a partecipare alla seduta in videoconferenza con la settima commissione consiliare per affrontare il tema sulla modifica al regolamento suolo pubblico per il giorno 20 maggio ore 11. L'intestazione l'ho fatta a richiesta audizione modifica al regolamento sul suolo pubblico emergenza Covid-19. Ora lui mi diceva di fare, di avere pure il supporto di Galatioto. Aspettiamo che si chiude la seduta, chiudiamo la registrazione e ci lavoriamo insieme. Okay? E va bene comunque, gli animo siamo sì, sì, però dico, come aggiungo avendo, per il supporto del dirigente? Ricordo la... che tutti insieme, appena stiamo chiudendo, aspettiamo che il presidente firmi. Chiudiamo la seduta. Io non so se già in automatico si salva in bozza. Sì, sì, si salva in bozza. E quindi diciamo, ma che vada, io la chiudo e poi te la riapri tu, però diciamo quantomeno è stata fatta così, ma no? Scusa, stiamo chiudendo, perché devi scappare? No, ora ti spiego il perché. Il problema è che questi, a che non hanno nessuno, mi ha fatto capire, gli ho detto, ma almeno io vabbè, ho fatto 5 minuti, stiamo chiudendo la di appuntarselo e poi l'email, invece prima l'email. Vabbè. Io purtroppo ho un'urgenza, è un problema, se lascio la seduta non mai sì, non lo so. No, il presidente tipo sta firmando. Presi. Sì, sto firmando, un secondo ed è fatta. Ok, fatto. Grazie. No, se ci sono gli altri comunque per il numero legale, perché siccome non... Se sono in tre possiamo... Claudio, presente? Marcello, sì, sì, io dai. Sono presente, io sono presente. Marcello? Puoi andare, tanto abbiamo sperato e 5. Ok, allora vi abbandono. Ciao. Okay. A domani, ciao. A domani. A domani. A lunedì. Io l'ho trasmessa, quindi io qualche secondo arrivo a Liliana. Ok, poi se riuscite a mettervi in contatto con Giusy per vedere se riesce a firmare il verbale di ieri, io così lo mando. Era molto impegnato, giustamente. Allora, controllo. Ce l'hai sotto che si è scaricato, quindi lo devi... non si apre. Ah. Certo, forse se l'hai
lentissimissimo. A posto. Va bene. Allora, ci ricordatevi che c'è un'orata alle 11, a me che era arrivata lenta. Ciao. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Buon fine settimana. Ciao. Liliana, la registrazione. Io momento. Tu sei ancora in linea. Consigliera Russa. Vabbè, non ti preoccupare. No, no, per carità, io lo dico. Se non si chiude. È andata via. La registrazione, ma sono ancora, non riesco a ritornare in connessione, chiaro? Sì, lo so, sempre, non è che dormo, lo so perfettamente che devo chiudere la registrazione, ma sono ancora, non riesco a ritornare in connessione, chiaro? Allora interrompo la registrazione perché mi ha